Ormai tutti lo utilizziamo, è la grande rivoluzione del mondo moderno. Stiamo parlando ovviamente di internet, ma quando è stato creato e soprattutto chi lo ha inventato? C'è da dire che internet non è merito di una sola persona, ma di uno sforzo collettivo, infatti si parte dagli anni 60. Se invece intendiamo internet come World Wide Web, dobbiamo ringraziare il ricercatore del CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee, che nel 1990 sviluppò il www, il famoso www che adesso noi utilizziamo per entrare nelle pagine internet, quindi World Wide Web. Ma facciamo un passo indietro e andiamo negli anni 60, dove la DARPA, un'agenzia degli Stati Uniti d'America, stava cercando di collegare i computer per permettere di scambiare dati più velocemente. Stiamo parlando dell'epoca della Guerra Fredda, dove i russi stavano facendo passi da gigante e gli Stati Uniti cercavano di correre ai ripari, cercando di sviluppare velocemente tecnologie per batterli sul tempo. Dopo numerosi sforzi fu realizzata la famosa ARPANET nel 1969, che collegava ben 4 nodi. Si sviluppò in seguito sempre di più fino ad arrivare appunto al 1990, dove subì un'ulteriore spinta grazie alla nascita del www. Poi da ricordare Netscape Navigator, il primo browser commerciale. Ma la vera esplosione di internet l'abbiamo grazie a Microsoft, grazie a Windows 95, che permetteva di installare il famoso Internet Explorer sul proprio sistema operativo, e fu così che internet subì delle accelerate sempre maggiori fino ad arrivare a quello che è adesso ed è ancora in evoluzione, quindi chissà come sarà fra 10, 20, 30 anni, sempre più evoluto, sempre più avanzato e sempre più enorme.